E domenica festa della mamma è tornato anche a Castrovillari, nella centralissima piazza Municipio, l'appuntamento con l'azalea, fiore simbolo di questa festa e della ricerca di Fondazione AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Circa 20.000 volontari sono scesi in piazza, 3.500 in tutta Italia, per celebrare la 40ª edizione dell'iniziativa che, attraverso l'offerta di 18 euro, si è portati a casa una piantina fiorita primaverile, un opuscolo sui consigli per la prevenzione e sugli ultimi progressi della ricerca. In 40 anni l'azalea di AIRC ha contribuito con circa 300 milioni di euro alla lotta contro il cancro. L'appuntamento di primavera, che coincide con la festa della mamma, è dedicato soprattutto ai tumori femminili e in 4 decenni ha dato i suoi frutti. Oggi 2 donne su 3 in Italia sono vive dopo 5 anni da una diagnosi di cancro. Nonostante i progressi raggiunti, AIRC ricorda che restano delle sfide ancora aperte. I tumori dell'ovaio, ad esempio, sono insidiosi e difficili da individuare precocemente. Colpiscono circa 6.000 donne in Italia ogni anno e rappresentano il 3% circa di tutte le diagnosi di cancro. C'è però un recente risultato molto incoraggiante, cui è arrivato il gruppo di studio coordinato da Maurizio D'Incalci, professore di farmacologia in Humanitas University e ricercatore AIRC. Con analisi dell'instabilità genomica si potrebbero identificare alterazioni molecolari specifiche del tumore ovarico nei tamponi utilizzati per il PAP test con anni di anticipo rispetto ai primi sintomi. La validità di questo approccio innovativo dovrà ora essere confermata da studi successivi. Se i risultati saranno positivi, l'esame non invasivo potrà essere offerto alle donne su larga scala con screening di popolazione per la diagnosi precoce del tumore dell'ovaio. Le conquiste della ricerca, spiega AIRC, si traducono in vite salvate e negli ultimi 40 anni in Europa sono state salvate dal cancro le vite di oltre 2 milioni di donne.